Ciao Gianluca. Ciao. Ascolta, visto che tu sei un esperto del rumore, no? E dato che i ventilatori sono delle macchine famose per fare un baccano infernale, Esatto, io ho molti clienti Gino. che mi dicono: sì, no, ma ci penso io, non ti preoccupare, la coibentazione non fa il silenziatore, lascia stare, ci penso io, no? E poi vi trovo che magari vado a vedere in cantiere, hanno fatto delle robe un po' strane. A te non ti capita? Guarda, hai preso proprio il punto dolente. È proprio quello che succede molto spesso. Non si hanno le idee chiare e il livello di rumorosità dell'apparecchio è sempre questo sconosciuto. E bisogna sempre cercare di affrontare il problema nella giusta maniera, ma spesso ti ritrovi che sei già in campo e non hai risolto. Beh, anche perché tanto 85 decibel siamo tutti a posto, no? Fa niente se ci sono 10 macchine di fianco Ma no, all'altra. ma infatti, poi quali frequenze bisogna Ah, abbattere? no, Cioè, vabbè. quello non è un problema. Insomma, è proprio questo il punto. Bisogna sempre fare uno screening ben preciso prima poi di andare indirettamente in campo. Ma questo poi, come ben sai e come ben dici, non avviene quasi mai. Ma scusa, ma anche voi fate, cioè voi fate anche le coibentazioni e i silenziatori, no? Mi Esatto, dicevi. di tutti i Fate anche tipi. voi del tipo che prendete quello rumeno, no? Che arriva col camioncino e quattro lamiere e chiude Ecco, tutto il ventilatore e non si può più smontare, o? no, questo è quello che capita spesso, ma chiaramente non è quello che facciamo noi. È chiaro che a fare certe cose bisogna farle con criterio, progettarle e fare un qualcosa che duri nel tempo, ma quando fai cose come dici tu, è proprio quello che succede spesso e tu ti ci imbatti dentro e devi risolvere, che tutto sommato è quello che dobbiamo fare anche noi. Quindi il vostro lavoro? Esatto. Risolvete i casini Risolvere i che il casini di rumeno altro. fa ai miei Esatto, clienti. Ok, esatto. perfetto, dai. Interessante, eh? Ciao! Grazie.